semplice motivo, anzi ne direi forse due. Il primo dal punto di vista del consumatore, il secondo dal punto di vista del ristoratore. Dal punto di vista del consumatore, la sicurezza. Noi dobbiamo, da cuochi, garantire la vostra salute. C'è poco da fare, ci sono poche storie, ho comprato oggi, ho pescato il pesce stamattina, ho fatto questo, ho fatto quello, c'è poco da fare. Si parla di salute. Per garantire la salute, la catena del freddo, quindi in questo caso l'abbattitore, dà la possibilità di dare a voi, clienti che pagate, un servizio e un prodotto, la sicurezza di mangiare, godere di quello che avete mangiato, andare a casa e stare bene. E per noi è un obbligo, è un dovere. Ed è importantissimo capire ed è importantissimo chiedere. Io ve lo dico perché lo dico sempre anche a mia mamma, cioè non aver paura di chiedere al pesce vendolo è stato fatto questo, questo e questo. Cioè è un obbligo dal punto di vista dello Stato, l'Italia ti obbliga a fare questo. Quindi noi abbiamo il diritto di chiedere questa cosa qua, non è una cosa da pazzi. È una cosa che ci garantisce di stare bene, di venire a casa, farci la nostra tartare di tonno, che magari non è condita bene come è condita in un ristorante, però di godere di una tartare di tonno in totale salubrità, tranquilli come una Pasqua, e andare poi a letto tranquilli e non avere nessun tipo di problema. Noi, come Electrolux Professional, abbiamo fatto un lavoro e abbiamo inserito non solamente l'abbattitore per quanto riguarda il professionale che c'è già da anni, ma l'abbiamo fatto anche per il domestico. Secondo concetto, il discorso delle famose 24 ore. Per quanto riguarda il professionale, io devo spendere la mezza parola perché ovviamente poi il discorso è direttamente proporzionale, nel senso che si parlava di 24 ore a meno 20 gradi, però come puoi anche magari confermare tu a noi, poi dipende dalla temperatura. Qui parliamo di un abbattitore di temperatura che arriva a meno 42 gradi, ecco che allora dal punto di vista anche ristorativo non ho l'obbligo di lasciare il mio pezzo di tonno un giorno intero all'interno di un abbattitore, perché più basso andiamo con la temperatura, direttamente proporzionale è il tempo, quindi si riduce il tempo. Adesso, se non sbaglio, a meno 40 in circa 6 ore, giusto? 6 ore, ecco. Quindi anche dal punto di vista ristorativo, per quelli che sono i miei colleghi, con le macchine giuste si possono eliminare i tempi e si può veramente garantire la sicurezza, alla fine garantire la qualità, perché quella famosa bistecca che voi prendete fresca, la congelate, la tirate fuori e vi trovate il piatto pieno di liquidi, in essa sono contenute le proteine, le vitamine, tutto quello che c'è di attivo e di positivo all'interno della carne, ma non solo, c'è contenuta poi la morbidezza, il gusto, che in realtà alla fine per voi che pagate quella bistecca è importante. Stessa cosa per il pane, quella famosa crosticina di bianco che fa esterna, che poi è l'uscita dell'acqua dall'interno del prodotto, è praticamente, non è nient'altro che l'acqua che va fuori, va verso l'esterno, perché cerca il freddo, e non avendo di base un abbattitore di temperatura che velocemente blocca e manda ad una temperatura negativa il prodotto, cosa succede? Succede che quest'acqua va alla ricerca appunto del freddo e quindi poi il prodotto si degrada. Quando voi lo andate a rigenerare vi trovate la chiazza tipica biancastra all'interno del prodotto e questa crosticina bianca che in realtà è l'acqua che va verso l'esterno. Quindi non è solamente, è mondo pesce perché parliamo pesce, ma poi è una cosa che si allarga a 360 gradi. Non pensate per un domani, compro un abbattitore solo per il pesce. Qui parliamo di qualità a 360 gradi con tutti i prodotti. Il famoso pasticcio che oggi cucinate, lo mangiate domani, piuttosto che lo mangiate fra una settimana, è allargato a tutti i prodotti. E quindi con le nostre macchine abbiamo avuto la possibilità di effettuare una miglioria, di garantirvi la salubrità del prodotto e da oggi lo facciamo anche nel mondo del domestico. Paolo, grazie e grazie molto per questa esposizione. Il professor Aureli voleva fare una integrazione, ma anche il mercato ittico, l'amico Ranghieri, può fare delle precisazioni e integrazioni. Prego, professore. La mia è un'osservazione puramente da consumatore. Il problema del trattamento del pesce mediante il congelamento per risolvere ed eliminare il pericolo derivante dalla presenza del parassita è legato esclusivamente al consumo del pesce crudo. Se non c'è la volontà di consumare pesce crudo, ma si consuma pesce
trattato in maniera ordinaria, al forno, in umido, come volete, come avete sempre fatto, come abbiamo sempre fatto, il problema non esiste. Non c'è bisogno di ricorrere al congelamento, si può consumare direttamente. Ci tenevo a chiarire, per sgombrare il campo dall'equivoco, che il passaggio del congelamento è limitato esclusivamente all'offerta per il consumo del prodotto crudo. Grazie professore. Ranghieri sul prodotto, ovviamente. Grazie per l'intervento, grazie. Volevo fare ricordarvi una cosa. Abbiamo parlato di analisi di dose che riguardano i pesci di acqua salata di mare, ma anche i pesci di acqua dolce hanno delle altre problematiche, e mi riferisco all'opistorchiasi, che soprattutto nel Persico e nella Tinca è frequente. Recentemente, circa un anno fa, c'è stata un'intossicazione in Val d'Aosta. Una combricola di amici si trovarono a riguardo, hanno consumato un piatto a base di tinca marinato, sono finiti tutti all'ospedale per l'opistorchiasi. L'opistorchiasi, vi ricordo, anche lui è un parassita, e anche lui il prodotto deve essere abbattuto, ma per 3 giorni, ancora peggio. Ecco, volevo dire che il problema non c'è soltanto nell'acqua salata, ma c'è anche nei pesci di acqua dolce a riguardo. E certo, con le dovute attenzioni riguardo si può ovviare a questo problema, ma non mangiate mai pesce crudo se non è stato abbattuto. Grazie Ranghieri. Allora, prima di passare alla degustazione, che è probabilmente il momento più atteso, vorrei chiedere se c'è qualcuno di voi che vuole fare una domanda sia ai tecnici che a... c'è già il professor Aureli che vuole... Vi faccio per voi una domanda. La marinatura è una tecnica con cui risanare il pesce crudo? Assolutamente no. Non permette la preparazione del pesce con olio e aceto, olio e limone, olio e quel che volete, con una sostanza acidulante, non permette di eliminare il parassita. Dunque, se volete marinare il pesce, lo dovete e consumare il marinato, lo dovete prima sottoporre a congelamento. Grazie. Io immagino che tra questi spettatori ci siano molti amanti del pesce crudo marinato in tutte le sue versioni. Qualcuno di voi vuole chiedere qualche cosa agli esperti? Ecco subito. Signora, lei non è una ristoratrice? Nel caso in cui acquisto del pesce surgelato, trovo dentro, posso consumarlo crudo? Può essere consumato crudo o surgelato? La signora chiedeva se posso consumare pesce che ho comprato surgelato. Il pesce surgelato in ogni caso è bonificato. La cosa diciamo che ci può interessare è se vogliamo un pesce di gran qualità, perché alla fine, come vi ho detto, anche nel vostro freezer di casa potete fare una bonifica, non lasciatelo 24 ore, naturalmente ci vorrà qualche tempo in più, ci vorranno anche 48 o 72 ore per avere nel freezer di casa un risultato sicuro, e poi può essere consumato. Il discorso è qualitativo, quello che trovate in commercio come pesce surgelato, potete trovare un prodotto di qualità buona, ma potete anche trovare un prodotto di media qualità, perché il trattamento di congelamento non sempre tutte le aziende lo fanno alla stessa maniera. Il signor Causula è fra noi? È qua. Bene, perché sta girando qualcosa per i tavoli, interessante, volevamo capire qual è questo abbinamento che viene offerto ai partecipanti alla riunione. Bene, il vino che vi è stato somministrato è uno Chardonnay del 2012, è ottenuto nel comune di Fiume Veneto su terreni argillosi, calcarei, pesanti, è un vino mediamente strutturato, molto profumato e che si abbina certamente al pesce crudo, al pesce crudo di alta qualità, così come ci è stato poc'anzi illustrato. È un vino che lascia
una bocca molto pulita, con un retrogusto molto forte, un vino ottenuto con la tecnologia più qualificata per i vini bianchi, cioè a temperature di fermentazione a 18 gradi per circa un mese per conservare quei profumi. Un vino che al palato dà buone soddisfazioni oltre che al naso. Grazie, grazie Casola per l'abbinamento e spero che, anzi sono certo che i partecipanti gradiscano. Chiedo ancora se c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa sugli argomenti che sono stati trattati, molto volentieri, se no ecco, una domanda anche più sicura. Sempre volevo finire anche il discorso della signora. Scusa, ma c'è una domanda, poi te la. Che le tappe crude in particolare? Ostriche e altri. Allora, vuoi rispondere? Sì, ma ci sarebbero gli esperti. Ah, c'è l'esperto in mercato ittico. Abbattere tutto, abbattiamo e stiamo sicuri. Allora, altra domanda, tra virgolette, il pesce in questo caso congelato è migliore, più buono di qualsiasi altro, però ecco, pesce prodotto industrialmente non è proprio come il pesce fresco comprato al mercato ittico e poi bonificato, trattato in questa maniera, perché la qualità del pesce fresco comprato al mercato ittico, trattato in questa fregatura e consumato in breve tempo, è di gran lunga superiore di un pesce industriale che sta mesi e mesi